Il genere più importante di libertà è di essere ciò che si è davvero. Si baratta la propria libertà per un ruolo. Si barattano i propri sensi per un atto. Si svende la propria capacità di sentire e in cambio si indossa una maschera. La gente è terrorizzata dall'idea di essere libera. Loro stessi serrano le loro catene. Combattono chiunque cerchi di spezzarle. Amano le proprie catene. Si dimenticano chi sono in realtà. E se cerchi di ricordarglielo, per questo loro ti odiano. Si sentono come se tu stessi cercando di carpirgli le proprie proprietà più preziose. Sono ipnotizzati dalla televisione. La televisione è un invisibile velo che protegge dalla mera realtà. La gente si riunisce a grappoli davanti alla televisione, a vedere telenovela, film, commedie, idoli pop. Sperimenta selvagge emozioni attraverso dei simboli. Ma nella realtà della loro vita, essi sono emozionalmente morti. Il male della cultura del nostro secolo è l'incapacità di sentire la propria realtà. Non potrà esserci alcuna rivoluzione di massa fino a che non ci sarà una rivoluzione personale. A livello individuale. Prima deve avvenire dall'interno. Open your way.